festa di Sant'Andrea, è tutto pronto, 3 giorni di grandi eventi a Pescara che culmineranno con il concerto di Massimo Ranieri. Sì, una festa importante che caratterizza la Manerinia, la città, un settore importante della nostra economia. 3 giorni fondamentali per gli investimenti sull'economia del turismo, una festa che rientra a pieno titolo nel calendario degli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, in questo caso dal Comitato Feste e dall'Associazione Armatori, oltre 200 appuntamenti che avranno i momenti di massima non solo con la processione, il momento religioso sul fiume e poi sul mare, ma con il concerto, il grande concerto di Massimo Ranieri in programma per lunedì sera alle ore 22 qui all'Arena del Mare. Al termine del concerto ci saranno i fuochi d'artificio, questa volta dal mare, perché partiranno dalla diga foranea, anch'essa un'opera straordinaria aperta per volontà della regione, dell'amministrazione comunale, un investimento anche questo nei confronti dell'economia del mare per recuperare non solo la salubrità delle acque che quest'anno è già buona, ma per favorire il naturale deflusso delle acque del fiume verso il mare. Un appuntamento importante che avrà anche questa sera un momento di massima con il concerto di Rafael Gualazzi alla nave di Cascell, e quindi diciamo che ci prepariamo a vivere un finale del mese di luglio davvero importante dopo le grandi manifestazioni come la Notte dello Shopping, la Notte dell'Adriatico, il Terra Sound Festival.